Amici telespettatori ben trovati, eccoci per un nuovo appuntamento di status, come sapete tutti i giorni alle 14.30, alle 7.30 del mattino, quindi arriviamo nelle vostre case molto presto. Oggi volevo incuriosirvi naturalmente, io già mi sono incuriosito perché oggi naturalmente tratteremo ancora una volta argomenti legati alla medicina, alla sanità, ma soprattutto alla prevenzione, alla salute. Lo facciamo naturalmente per cercare di saperne, come sempre, un po' di più. E allora, andiamo a presentare oggi il nostro ospite, si tratta della dottoressa eh, Nicoletta Salviato, ben trovata intanto. Buongiorno. Nicoletta Salviato, la dottoressa che è un cardiochirurgo, ma è anche responsabile Educazione alla Salute, Arnas Civico, e dunque dentro la materia insomma che riguarda nello specifico. Uh, uh, credo la prevenzione della salute, no? è la battaglia che voi state sostenendo ormai da tanto tempo. Allora, vorrei aprire, visto che abbiamo un cardiochirurgo, chissà quanti a casa in questo momento dice: Oh, io ho avuto qualche problemino, qualche sintomo. Insomma, allora per fare servizio pubblico, quindi arrivare subito a casa, la dottoressa Salviato adesso ci dice quali sono i sintomi pericolosi che ci devono far preoccupare e quelli che invece magari non lo sono. Allora, questa è una bella domanda. Eh, il, la prevenzione cardiovascolare è una prevenzione importante per tantissimi... Tipi di patologie che non sono solo quelle del cuore. I sintomi non vanno mai sottovalutati. I sintomi, quando arrivano i sintomi, quelli importanti che ci portano in ospedale, a volte è già ormai troppo tardi. Mi ha chiamato proprio pochi minuti fa un mio paziente con un e ieri sera un altro ragazzo giovane, lo stesso che è stato ricoverato poi d'urgenza al pronto soccorso. Quando ci sono sintomi. Che già comprendono dei dolori importanti, la tachicardia, eccetera, già il cuore sta soffrendo. Invece, secondo me, non dobbiamo sottovalutare degli altri sintomi, che sono sintomi più lievi magari e che cioè, con i quali no? conviviamo tutti i giorni. Quali sono? E sono piccoli allarmi eh, che invece dobbiamo veramente ehm, attenzionare. Eh, attenzionare, ma soprattutto mm. che dobbiamo riconoscere. Il verbo è riconoscere nel senso che noi dobbiamo eh, sentire il nostro corpo e cercare di capire quando dai senti perché a volte già ci sono e vengono sottovalutati anche delle piccole eh, aritmie a riposo quando il cuore non batte regolarmente o quando si sente il battito del nostro cuore perché in realtà non dovrebbe sentirsi è eh, una cosa automatica ah, questa, questa è una cosa che è, per esempio io non lo sapevo non dovrebbe sentirsi il cuore mm, cioè oddio quando batte forte si è innamorati può essere che si senta però in realtà il cuore come tante altre cose come per esempio la respirazione avviene naturalmente è una cosa automatica per cui anche il battito del cuore se è un battito normale non ci sono alterazioni, di solito non lo si avverte, tra virgolette, nel senso non, non c'è questa sensazione di malessere quando invece il cuore comincia a dare segni di sé, nel senso che quando un ragazzo per esempio, come quello di ieri sera, gioca a calcio a calcetto, fa qualche sport una piccola corsa e sente il cuore battere troppo forte in modo da dargli quasi fastidio poi comincia a mancare il respiro, già lì è un segno d'allarme e, e bisogna a ecco, per esempio, vedere. cara dottoressa, negli anziani, no? uh -huh. io capisco, insomma, i giovani, però è chiaro che a una certa età si, si deve stare molto attenti, quindi per prevenire, ogni quanto si deve fare un elettrocardiogramma, si deve fare un controllo, ogni quanto tempo, mettiamo che abbiamo superato... 50 anni. Allora, c'è da distinguere intanto la prevenzione primaria dalla prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria si fanno degli esami di laboratorio in tutti i campi della medicina, sto parlando del cardiovascolare, si possono fare da un elettrocardiogramma, un'ecocardiografia, eccetera, oppure degli esami di laboratorio per gli esami del sangue e si fanno però per cercare già una patologia. Mentre quello di cui sto parlando io è la prevenzione primaria, cioè cercare di evitare che venga questa patologia, che è una delle patologie con più alta mortalità e morbilità, che è la patologia cardiovascolare, diciamo tutti i disturbi cardiovascolari e quindi qualcosa che riguardi il benessere del nostro cuore. Quindi bisogna per prevenire cercare di avere uno stile di vita più corretto eh, che è la cosa più difficile da cambiare anche eh, il nostro ecco, stile di vita eh, perché l'abitudine purtroppo è difficile, ah, ma ho sempre fatto così dottoressa perché devo cambiare? Che poi noi chiamiamo eh, il dottore ormai quando, quando siamo pazienti. Sì e tra l'altro quando siamo poi pazienti e l'acqua arriva alla gola e si deve per forza comportarsi in un certo modo allora si diventa molto virtuosi. Bisogna diventarlo un pochino prima, dobbiamo un pochino prima... Cercare di affidare, come dico sempre io, la nostra salute a dei professionisti, perché a volte il fai da te, il Google che sostituisce. La mia laurea è in medicina, come dicono adesso tutti i media, e è un pochino, eh, diciamo anche pericoloso. Guardi, stiamo appena da poco tempo mandando una campagna del Ministero della Salute, la mettiamo in onda proprio durante le nostre fasce pubblicitarie sì. per dare un contributo anche noi, naturalmente, alla sensibilizzazione ed è una campagna che parla intanto dei farmaci che vengono somministrati senza prescrizione ai bambini. Soltanto per conoscenza della nonna, della zia, della madre, diceva cioè, ah, prendi questo che fa bene. Questo intanto bisogna evitarlo, no? Sì, assolutamente. I rimedi della nonna sono sempre i migliori, ma devono essere rimedi naturali. Quando invece si si rivolge ad un medico, eh, cioè bisogna rivolgersi ad un medico quando invece si devono usare dei presidi terapeutici come dei farmaci, perché possono essere veramente molto pericolosi. Aperto... Tornando eh. al nostro cuore, sì. ricordatevi che è meglio prevenire piuttosto che poi dovesse, dover essere curati e quindi come dico sempre ai miei bambini, io vi aspetto a giocare eh, fuori in giardino e dove vi incontro per fare i miei eh, corsi, piuttosto che ri rincontrarvi in ospedale dove non vorrei mai vedervi. Parleremo anche delle scuole, perché l'educazione nelle scuole, l'educazione alla salute nelle scuole è una cosa molto importante, d'altronde le responsabile educazione alla salute dell'annuncio civico. A proposito di cuore, ho introdotto l'argomento, per interessare i nostri amici a casa, che naturalmente devono saperne un po' di più di questa o di quella patologia, e lo facciamo ogni volta con dei. Uh, professionisti degli specialisti in studio. Progetto Cuore Prevenzione Cardiovascolare è proprio un progetto che è partito un po' di tempo fa e che lei ha ideato uh, proprio per cercare di promuovere e sensibilizzare. Sì, non ho inventato niente, nel senso che il Progetto Cuore esiste già da anni e chissà quanti ne esistono in Italia, quindi ci sono dei progetti a livello nazionale e dei progetti poi che vengono traslati secondo il piano nazionale al piano regionale della prevenzione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Quello che noi cercando di fare nella mia azienda Arnas Civico è quello di cercare di eh, sensibilizzare ai fattori di rischio più importanti quindi l'alimentazione la sedentarietà eh, combatte, combattere la sedentarietà, sedentarietà con il che movimento. è diventata una patologia eh? Eh, allora diciamo che degli stili di vita scorretti soprattutto la, la scorretta alimentazione e, e diciamo un stile di vita sedentario rispetto invece ad un movimento a un'attività fisica che poi può essere anche attività sportiva di vario genere diciamo, che fanno la differenza per combattere i fattori di rischio. Quindi questi sono i primi due aspetti che noi cerchiamo di in qualche modo Sai che sono curioso perché lei ha detto una parolina magica per me che naturalmente vivo la medicina dello sport da un po' di tempo. Certo. A fa che lei dice? <ride> no, è un'attività fisica adattata che però eh, è molto importante ma riguarda già l'attività fisica che deve essere adattata ad ogni paziente per il tipo di patologia che richiede quasi quanto una è importante che si faccia l'attività la, fisica adattata per i pazienti per esempio per chi soffre di cuore è chiaro che solo uno specialista può dare delle indicazioni di attività motorie. Non è che eh, chi ha avuto un collasso può fare tutto, no? Certo, non si deve però nemmeno sentire invalido. Quindi sempre rivolgersi allo specialista perché siamo a vostra disposizione, ognuno per la sua materia, ognuno per la sua competenza. Ma ci sono dei centri attrezzatissimi e tutti gli ospedali lo sono, anche noi abbiamo la riabilitazione. Ma faccio una domanda, forse da stupido: ma l'AFA è multidisciplinare? in che senso? Eh beh, certo nel senso che dobbiamo avere più discipline più specialisti che si occupano di questa materia e ci sono gli specialisti di scienze motorie gli specialisti anche del settore per esempio i cardiologi per quanto riguarda la riabilitazione cardiovascolare sono coinvolti nel fare tutti i test e poi anche nel diciamo, suggerire gli sport più importanti da fare però noi sempre tornando alla prevenzione primaria suggeriamo alle persone che ancora... Eh, non sono malate e che hanno la presunzione di essere sani, di cercare di fare uno stile di vita corretto, quindi anche 30 minuti al giorno di cammino con un passo sostenuto è già importante per proteggere il nostro cuore e non è un, così, una moda o un modo di dire, o magari diventasse una moda sarebbe molto bello per noi riuscire a farlo diventare una moda, quindi tutti abbiamo abbiamo un, un percorso da seguire a proposito della prevenzione della salute che è davvero infinito perché si potrebbero fare trasmissioni di, di ore ed ore. Allora c'è un progetto, adesso lo dico a voi a casa, genitori in modo particolare, fate bene attenzione perché adesso parliamo di un progetto che riguarda i vostri figli, anche le nonne, i nonni per i nipoti, progetto diritto alla salute. Che cos'è? Allora i diritti alla salute... È un progetto che stiamo portando avanti ormai da 4-5 anni insieme al Comune di Palermo. Il sindaco è il detentore primo della salute e quindi ovviamente eh, ci ha dato il suo benestare e con lui e tutta l'amministrazione comunale, soprattutto eh, con l'assessore Ciulla e con tutti coloro che si occupano di salute a livello comunale, noi stiamo organizzando una cosa molto bella che è nata timidamente 4-5 anni fa ma adesso sta prendendo piede. Ovviamente l'ASP si occupa di tutta la parte di educazione la salute per le scuole, ma le associazioni e il comune di Palermo insieme alle aziende metropolitane stanno facendo contemporaneamente un aiuto ulteriore a quello che può essere l'insegnamento per i nostri bambini, che eh, senza nulla togliere a eh, tutti gli insegnamenti istituzionali cercano di da cerca di dare un valore aggiunto a, a quello che può essere l'educazione alla salute dei nostri bambini. Quindi andiamo nelle scuole, nelle piazze, negli negli aeroporti, eh, diciamo in tutti eh, i luoghi un po' istituzionali, ad insegnare. Ecco, tutto eh, di questo a carattere di volontariato, sì, perché sì, voi sì, fate volontariato con le associazioni e con il comune di Palermo e le tre aziende metropolitane, quindi la mia azienda Arnas Civico, il Policlinico e Villa Sofia Cervello. Eh, noi responsabili di educazione alla salute collaboriamo con delle associazioni e cerchiamo di dare il nostro contributo per portare un piccolo messaggio. Per esempio quest'anno è un messaggio molto bello dedicato alla salute, ma anche alla salute la guardia dell'ambiente e quindi portiamo i bambini in dei grandi mondi, che è il mondo dell'aria, dell'acqua, del mare e ehm, diciamo in generale portiamo i bambini a capire, a diventare ambasciatori per poi insegnare ai loro genitori e ai altri loro compagni. Abbiamo scelto una serie di bambini e li portiamo in vari luoghi, nelle piazze per vedere l'inquinamento dell'aria, eh, li abbiamo portati di recente all'aeroporto per vedere un pochino anche eh, la sicurezza negli aeroporti e che cosa comporti e tutto ciò e poi li, abbiamo, li porteremo anche nel mare per vedere il mare e tutto tutt l'inquinamento e tutto invece quello che riguarda la salute anche di tutte queste terra io, e mare. Io adesso le, come avete capito la dottoressa Salviato è un fiume in piena per cui insomma <ride> la sua potenza eh, di comunicazione non ha limiti però io adesso le eh, porrò una domanda o uh -huh. perlomeno Um, sì. sarò un po' polemico eh, perché ci sono alcuni aspetti eh sì <ride> è perché ci sono alcuni aspetti che lì a casa ti fanno delle domande naturalmente dicono ma come mai nelle scuole non esiste quello che voi state facendo come volontari non esiste come materia disciplinare per esempio la salute dovrebbe essere una materia disciplinare da inserire nelle scuole Bene. ferma non mi dia la risposta subito perché devo fare una piccolissima pausa quindi attenzione, adesso ne riparliamo con la dottoressa Salviato, voi restate lì, noi facciamo una brevissima pausa e torniamo tra poco. Ogni giorno a migliaia di bambini vengono somministrati farmaci non sperimentati per uso pediatrico, spesso senza nessuna prescrizione né controllo medico. Ma chi li espone a questi rischi? Non dare loro i tuoi farmaci. Lattanti, bambini e adolescenti non sono adulti in miniatura. Rivolgiti sempre al pediatra se ti sta a cuore la loro salute. Il senso della misura non basta. TSNotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi tv on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su ctsnotizie.it, non solo un quotidiano online. Allora, eccoci rientrati. Questo è lo studio di Status, l'approfondimento della nostra testata giornalistica, la redazione al lavoro. E come ogni volta noi proviamo a saperne un po' di più di questo o di quell'argomento. Proviamo quest'oggi, grazie a uno specialista in studio, a capire alcuni aspetti della prevenzione alla salute. E non fosse altro perché qui con noi la dottoressa Nicoletta Salviato, che già nella prima parte ci ha dato qualche informazione in più per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare, insomma abbiamo parlato del progetto diritto alla salute che gira per le scuole ed è chiaro che ce l'avamo lasciati, il mio desiderio è che diventasse una materia, però ci sono tante attività che si fanno per, la, per esempio l'ASP insomma ci sono tante sì. iniziative interessanti che educano i ragazzini proprio alla prevenzione no? sì sì assolutamente l'ASP è molto attiva su tutto il territorio e quindi i bambini a scuola sono educati ci sono tantissimi progetti che riguardano i vari eh, aspetti dell'educazione alla salute che non riguardano solo l'alimentazione mm -hmm. ma anche lo sport il gioco d'azzardo patologico no e quindi insegnare fin da piccoli all'uso corretto dei cellulari piuttosto che al non giocare d'azzardo perché potrebbe diventare una patologia oppure a tante altre eh, cose che anche sono negative. Anche alla sedentarietà per, la, no? la, per esempio. Ovviamente cercare di evitare. Eh, che Adesso ci sono tutte sedentari. le competenze delle, eh, dei professionisti dell'educazione fisica no? Sì sì vanno ovviamente addirittura a misurare i bambini, a cercare di vedere eh, c'è tutto un progetto anche ministeriale che si chiama Occhio alla Salute che guarda i nostri bambini a un certo punto poi fa una ricerca epidemiologica per vedere lo stato di salute. E Lei la dottoressa, per... mi sembra che ha un occhio sì. aperto su tutte le cose che succedono in Italia perché ogni volta ci porta... no? Eh, ma eh, noi dipendiamo da quello che succede in Italia perché i progetti ministeriali cerchiamo poi di realizzarli anche a livello regionale, quindi è molto importante che, questo, eh, che ci sia una linea di La che ci sanità siciliana cui... mi sembra che sì. Sì, negli okay. ultimi anni ha raggiunto delle eccellenze incredibili, no? sì, sì, soprattutto dal punto di vista chirurgico. Mi pare che abbiamo... Eh? Sì, 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 assolutamente siamo contenti di poter dare il contributo sempre perché anche la Sicilia migliori come tante altre regioni d'Italia. La mia regione che è il Veneto è una regione virtuosa ma anche la Sicilia assolutamente ha dei punti di eccellenza e dei poli di eccellenza molto importanti per la medicina e per la sanità. Quindi... Allora, a proposito di questo, credo che questo comunque comporti anche questa apertura per le associazioni, per eh, insomma, la sanità che si muove attorno alle tante associazioni che poi sono specializzate di questo, di quell'argomento, credo che sia importante. Quanto è importante l'associazionismo? Uh, eh, attorno alla sanità ma il nostro ruolo eh, diciamo come educazione alla salute è fondamentalmente legato alla, alle associazioni le associazioni per noi sono davvero importanti perché ci aiutano ad arrivare direttamente ai cittadini a fare da tramite tra noi e i cittadini e a portare avanti delle comunicazioni che altrimenti rimarrebbero eh, arenate oppure rimarrebbero eh, in qualche modo in certi tipi di ambiti e non verrebbero sarebbero invece divulgate come, come si deve in tutte, in tutte le direzioni. Quindi sia per i progetti delle donne che per quelli dei bambini le associazioni sono fondamentali. Adesso eh, qui in Sicilia stiamo collaborando qui a Palermo con l'Unione delle associazioni, sono delle associazioni, eh, tra l'altro il presidente è Rocco Di Lorenzo che è anche... Che salutiamo appunto, perché salutiamo, è una persona che, molto, che è presidente molto avanti anche dell'Aris e eh, è anche presidente dell'Unione delle associazioni e ci ha messo in contatto con molte di esse che sono associazioni che riguardano un pochino eh, tanti, tante categorie di pazienti e tante problematiche e noi cerchiamo di essere trasversali e di aiutare a vari livelli anche le associazioni a raggiungere una loro compet comp ehm, competenza perché poi per effetto domino loro riescano a trasmettere il nostro messaggio anche a gran parte della popolazione. Tra le altre cose tra le tra noi associazioni noi sono arrivare. quelle che hanno il contatto diretto sì, con pazienti, le persone. Sì, a volte le persone non hanno eh, voglia o non hanno tempo di arrivare direttamente in ospedale oppure non si fidano abbastanza eh, del medico e quindi l'associazione è molto importante per aiutarci. Anche perché a dare abbiamo questo, questo spirito critico fine a se stesso contro la, la sanità e l'ospedale. <ride> no? no, alcuni... Noi molti, molto spesso c'è questo cattivo costume, eh... Eh, chiamiamolo così. E poi per esempio l'associazione Punto con la quale collaboriamo e la presidenza Presidente Ida Cantafia eh, ha con noi portato avanti il progetto diritti alla salute proprio cercando di eh, mediare tra il comune, le forze dell'ordine i cittadini e tutta la parte della sanità e delle aziende ospedaliere cercando di dare e di portare il nostro messaggio ai bambini soprattutto ma anche eh, e prima che chiudiamo comunque sì. lì a casa eh, vogliono due o tre consigli sull'alimentazione sulla qualità della vita insomma li dobbiamo dare quindi restate Senzamente. lì anzi munitevi già di carta e penna perché vi daremo proprio un elenco delle cose da fare, uh, ma uh, mi preme a questo punto parlare di una uh, storia, di un evento successo che probabilmente noi metteremo in reportage nei prossimi giorni di un importantissimo convegno legato anche alle malattie rare. Le malattie rare eh, non sono da sottovalutare, sono, una cosa, eh, cioè sono diciamo, un argomento davvero importante perché ci sono varie associazioni che si occupano delle malattie rare ma non devono rimanere orfane ed è proprio per questo che facciamo convegni a livello eh, nazionale e adesso a livello regionale c'è un coordinamento per le malattie rare che è nato da un po' di tempo. Non bisogna farsi ingannare dal malattie rare mm -hmm. perché sono migliaia. Sono tante sono ma tantissime. sono rare e quindi ovviamente le associazioni. Cercano appunto. Sono rare una... perché sono meno diffuse nella quantità di persone, ma sono veramente tante. A volte sono anche molto gravi e quindi vanno sostenute assolutamente. Adesso eh, c'è l'apporto la, la, dell'Istituto Superiore di Sanità, come dicevo prima, delle associazioni che anche lì davvero si coordinano e cercano di fare eh, un, un fronte comune di fronte a questa problematica. Che idea, che idea ha della ricerca a proposito delle malattie rare? È fondamentale oggi. la ricerca, la, la ricerca. Del deve essere dedicata a tutte le malattie, chiaramente, ma per le malattie rare è davvero fondamentale, perché ci sono ancora tanti, tanti punti da chiarire. E quindi anche lì è molto disciplinare, ci sono i genetisti, ci sono i ricercatori a qualsiasi livello che cercano di dare una soluzione e una diagnosi, prima di tutto perché a volte sono anche molto difficili da diagnosticare, quindi anche lì se si vedono dei sintomi particolari sempre rivolgersi agli specialisti perché è una cosa importante e poi soprattutto per la cura fondamentalmente e per tutte le malattie rare sempre l'educazione alla salute anche per queste ha, ha la sua importanza fondamentale e quindi mai lasciare da soli anche i bambini che sono malati con malattie eh, diciamo difficili perché vanno aiutati e c'è sempre anche la dignità nella sofferenza per cui vanno aiutati anche ad avere uno stile di vita eh, adeguato e, e soprattutto a, ad essere uguali agli altri a cercare insomma di, di Uh, vivere in modo di, da, da ottenere comunque un, un certo stato di benessere proveremo, proveremo a invitare presto anche Rocco Di Lorenzo insomma che certo. è l'artefice di questo convegno insomma ne parleremo, vi documenteremo anche con delle interviste insomma vi daremo qualche notizia in più Uh, mi piacerebbe chiudere questi minuti finali del nostro incontro con la dottoressa Salviato, che può darci qualche consiglio per una migliore qualità della vita e prevenzione alla salute. Avevamo allora, partiamo dall'alimentazione. Avevamo promesso che dicevamo qualcosa sull'alimentazione. Intanto, allora, come ci dobbiamo alimentare? Noi che siamo presi dai fast food, da tutta sta roba. Intanto non è quindi... mai troppo tardi per cercare di cambiare stile di vita. Quindi la parola d'ordine è fresco. Quindi dobbiamo eh, mangiare solo cose fresche, non cose confezionate di nessun tipo. E quindi questo è già eh, un grande diciamo un grande cambiamento, un grande passo avanti, a volte dicono che riuscissimo, se riuscissimo a evitare di mangiare cose in scatola eh, oppure cose confezionate oppure cose che sono conservate da tanto tempo, riusciremmo già a dare un, ad avere un'energia in più. E, e poi fare del movimento e non rimanere, soprattutto per i bambini, cercare di non fargli fare vita sedentaria, ma cercare di fargli fare un'attività. Motorie di qualsiasi genere. Poi anche per noi adulti e per chi magari si sente già troppo vecchio per fare sport, ci sono sempre delle attività motorie che sono alternative e che sono semplici, ma anche il ballo o qualsiasi altra cosa che possa piacere. Deve essere una Senza, cosa ludico-ricreativa che possa anche piacere. Quindi ne avete tante da scegliere. È una moda, moda o c'è una precisa linea guida in eh, questa, questa, questa storia che è nata nell'alimentazione dei vegetariani dei vegani, di tutta questa storia qui. Allora, non voglio chiaramente entrare in merito perché ci sono tantissime filosofie di pensiero. Ci vorrebbe un'altra puntata, no? Esatto, potremmo fare una puntata dedicata, che è anche importante, però eh, è chiaro che l'uomo è sicuramente onnivoro, quindi bisognerebbe cercare l'equilibrio, che poi io mi occupo di equilibrio acido-base perché ci credo e credo che sia una cosa importante che noi dobbiamo dedicarci al nostro equilibrio e quindi credo che anche l'alimentazione dovrebbe essere equilibrata, dobbiamo mangiare un po' di tutto ma in modo consapevole e non è facile al giorno d'oggi, quindi una buona diciamo, alimentazione sta alla base anche di una buona conoscenza, quindi affidatevi a degli specialisti e sicuramente loro vi porteranno per la strada giusta per poter risolvere specialisti eh, medici? specialisti medici ecco, no no no, no ma no, assolutamente no. gli specialisti sono tanti ci sono tantissime mm. persone che si occupano della materia dietisti in modo, quindi anche in modo adeguato ma l'importante è che, non, che, il, che il cittadino non si faccia confusione magari mm. cerchi da solo su internet alcune notizie faccia una dieta senza farsi nessun esame di controllo che quello è molto pericoloso ecco, no? eh, sì, il fai da te funziona gli esami di controllo facciamo prima cerchiamo di capire come siamo? Eh, lei mi insegna, bisognerà anche saperli leggere e interpretare, quindi appunto ci vuole dietro un Medico. background, ci vuole una laurea, ci... ma ci vuole più che altro una conoscenza. E allora a volte. Ma ah, non basta essere solo medici. <ride> <ride> bisogna, bisogna essere. Beh, bisogna aver tanto studiato, nel senso bisogna applicarsi. Vabbè come in tutte cose, le professioni ci sono i medici eh, bravi. Perché bisogna quindi... sempre, noi ci stiamo aggiornando continuamente, il che non vuol dire che siamo i più bravi del mondo perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, però aggiornarsi è molto importante per dare fiducia alle persone che poi noi curiamo, è, è veramente fondamentale. Quindi non pensiate che dietro a delle cose, cioè che dietro a delle cose semplicissime non ci sia nulla, dietro a, a tutte le notizie che noi vediamo. C'è un grande lavoro fatto da ricercatori, come diceva prima, da specialisti e ormai abbiamo un po' eh, tutti l'idea comune che un'alimentazione un corretta... Un minuto per una domanda, una risposta che so non potrà essere esaustiva, però sì. eh, credo che sia importante. Abbiamo sconfitto l'IDS? L'AIDS no, magari l'avessimo sconfitto, anzi, purtroppo si è abbassata un po' l'attenzione sull'argomento e invece l'argomento non è assolutamente diciamo privo di importanza. Ci stiamo occupando anche di questo, stiamo portando avanti un progetto che è un progetto ovviamente regionale per cercare di aumentare il, la sensibilizzazione per la, il test all'HIV. Ma ne Ho sentito di quel pazzo magari. che andava in giro a disseminare. Ce ne sono mm. tanti, di no, pazzi, Ma c'è stato uno che lo ha fatto uh, apposta. E... Sì, 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 ma soprattutto il problema è che a un certo punto si, ci si è un po' così, eh, eh, si pensa perché, che la cosa stia. Ma i media si... hanno abbassato anche la guardia sulla comunicazione? Secondo no, me. la comunicazione c'è, che magari si pensa che, il che sia superato il momento, invece la malattia esiste, quindi ha bisogna stare attenti. Eh, stiamo cercando di, di fare una sensibilizzazione a tappeto per tutte allora, le categorie. Quindi cogliamo questi tre. 30 secondi per dire quali sono le cose fondamentali per cercare di non essere naturalmente tra quelli colpiti dall'AIDS, quindi per evitare. L'H. Eh, eh, noi ci rivolgiamo soprattutto alle categorie che pensano di non essere a rischio, i nostri giovani no, che non hanno magari anche avuto un'educazione sessuale adeguata e che hanno la presunzione di sapere tutto. Eh, se chiaramente bisogna sempre considerarsi persone a rischio e cercare di farsi il test per vedere e anche per vedere di evitare ed escludere di essere sieropositivi, che è una cosa che poi si può curare la sieropositività, quando invece c'è già la malattia conclamata, purtroppo a volte è troppo tardi anche se si può curare lo stesso adesso con le nuove cure. Quindi bisogna cercare di non avere la presunzione di essere sani appunto e farsi il test per cercare anche per le categorie a rischio che e non a rischio, come dicevo, che sono o i giovani oppure il. Quelli della nostra età che pensano che hanno la presunzione di non essere eh, a rischio. Anche quindi... perché va in incubazione, insomma, c'è il periodo di. Sì, adesso luglio, non dobbiamo ma... fare lezione no, su questo. Possiamo, ma è un argomento è necessariamente... che non deve essere assolutamente un argomento tabù. Il test è molto semplice da fare, come il test HPV per le giovani ragazze, che invece è il test che, diciamo, eh, per il papillomavirus, che è un, un virus che poi pro può provocare una, un tumore anche al collo dell'utero. Quindi per le donne è importantissimo farlo, c'è cioè anche un vaccino per le giovani donne. Mm. Quindi come questa cosa per le ragazze è importante, così tanti altri test e tanti altri aiuti che possono da avere, arrivare dalla medicina possono essere importanti. Però, ripeto, i test e tutti gli aiuti, le vaccinazioni, eccetera, sono prevenzione secondaria per cercare di prevenire una malattia. Certo. Invece per cercare di prevenire la malattia in assoluto bisogna fare una buona prevenzione primaria che costa poco, è semplicissima, ma ci cambia davvero la vita in termini di energia e anche di valore aggiunto direi. Rapporti protetti non lo dimenticate soprattutto voi ragazzi eh, che avete un po' di incoscienza tra le altre cose. Grazie alla dottoressa Salviato, noi speriamo di riaverla molto presto ancora qui ancora per parlare di argomenti che riguardano la sanità e in modo particolare la prevenzione alla salute. Alla prossima volta, grazie. grazie.